Buonasera a tutti, benvenuti in questa nuova live. Siccome è da un mese che non facciamo le live di character design, me lo sono proprio dimenticato come si avviava la live, però ci siamo. Eccoci. Buonasera a tutti. Sono in cosplay da Gobbo e non è assolutamente la mia postura normale. L'ho letto adesso Gobbo Umbra. No. Non l'avevo letto prima. Beh, il bello è che man mano che proseguirà la live probabilmente andrò nella mia posizione a tartaruga e quindi probabilmente anche ci starà. Occhio perché stai facendo due cosplay molto simili. C'è anche quella della strega di Biancaneve. Attento. Sì, no, effettivamente. La strega gobba di Biancaneve. Una mela e chi è brutto dentro? Chi? Non so altre liriche delle canzoni perché le ho ascoltate principalmente in inglese, non fa niente. Comunque la strega è il punto più alto di questo canale. Sto po' a mani basse. Noi siamo come sempre con Gobbo Umbra a questo punto, con Giorgio e con Ilenia. Basta. Si parla del Gobbo di Notre Dame. E tra l'altro non posso scrivere Gobbo sul titolo della live. Me lo bloccava per commento offensivo, veramente? Ma scusa. Beh, come strega, neanche strega. Poi. Sì, ho capito, ma porca miseria. Cioè. Senti, allora, potresti effettivamente dire, ci sono dei disegnatori tra gli ospiti, loro lo possono dire. Aspetta, potevi scrivere quale Gobbo? Perché dovete sapere che nel remake live action che sta preparando la Disney il titolo sarà Il palestrato di Notre Dame e Quasimodo, quindi in realtà è solo una percezione della sua mente, perciò capite? No, sto scherzando ovviamente, però sarà Zac Efron a fare il gobbo. Esatto, la wave politically correct che sta letteralmente distruggendo la Disney e gli ultimi risultati dei film lo dimostrano. Non mi sorprenderebbe se andasse in questa direzione qui, capito? Cioè, chi era Ugo dei Gargoyle? Aspetta, cioè Quasimodo è quanto un super figo che fa, ma io mi vedo un mostro, sì. Perché tu sei malato mentale, Quasimodo, hai solo ma è solo perché non riesco ad arrivare alla nota alta. Allora Punkthorn, mi va bene associare i tre ospiti ai tre Gargoyle se io posso essere però la capretta, se no non va bene. Io voglio la capretta. Io voglio essere quella che fa volate, miei piccoli, volate. Alla Verne. Alla Verne. Basso e tondo che mi va bene. Perché è una buona rappresentazione. Va bene. Oddio, però è vero, noi siamo un po' i tre Gargoyle. È vero. Infatti, se notate, nessuno ha mai visto le mie gambe, quindi effettivamente meglio associata di così. Non posso girare perché non ho le gambe per aiutarmi a ritornare. Quindi sì. Boh, passiamo alle schede, voilà. Prima che bannino il canale, schede. Tra l'altro mi sono dimenticato pure di fare i post, quindi io temo che a parte... Cioè, e quello era il mio secondo motivo per cui pensavo che tipo gli avevano bannato il canale, No, mi sono dimenticato di postare le storie, semplicemente. Perché le ho preparate i post, che ti ho scritto, poi pubblico, sì, mi sono dimenticato. Ah, ok. E io ero a ricaricare le pagine, no, stavolta non me lo perdo. E invece è andata così. E invece Il gobbo. Che è sfigato, capito? Proprio pure se si parla di lui è sfigato Quasimodo. Mamma mia. E gli darà, gli diette un nome crudele, un nome che significa quasi. Perché io c'ho, di nuovo sto traducendo letteralmente dall'inglese perché è quello che ho più presente, però no. Quasimodo, inizio io presumo. No, tocca a te, tocca a te. Ok, tocca a me. Allora, anche perché vogliamo il racconto, quindi... Vogliamo il racconto, ok. Mi hanno chiesto, come al solito, in pre-live, se effettivamente il gobbo di Notre Dame l'ho visto o meno, perché si sa che la mia gioventù è stata... Bruciata. Comunque, sì, bruciata, beh no, quella è la mia età adulta. Comunque, il Gobbo di Notre Dame effettivamente è un film che ho visto relativamente di recente, perché penso che l'ho visto nel 2019, nel 2020 la prima volta per quanto lo conoscevo, visto le canzoni, tutto quanto, come si dice, Le fiamme dell'inferno, comunque bella canzone già prima di aver visto effettivamente il film, però... Io la storia del Gobbo di Notre Dame la conosco da quando avevo, penso, forse quando avevo 12 o 13 anni,
Perché quando è venuto qua a Trieste ho visto il musical del Gobbo di Notre Dame, Notre Dame de Paris. Quella è stata la mia prima esperienza. Oh, poverino. Ma era bello relativamente con il senno di poi. Ma Boyer. Per carità. Cioè... Ma era ok. Poi comunque vederlo dal vivo era bello. Non mi è dispiaciuto. Ma per carità della vita, però. Non povero figlio. Ma adesso capisco tante cose. Cioè, non gli hanno fatto vedere i classici Disney, ma me l'hanno traumatizzato col musical The Cocciante. Oddio, era bello, le gondolate, tante che ha fatto Quasimodo in una delle rappresentazioni che non era quella di Trieste, praticamente gli hanno spaccato il naso per sbaglio mentre stava anche recitando, perché mamma c'erano e era verso, se non mi sbaglio, la canzone in cui muore, spoiler, nella storia originale muore Smeralda, e muoiono tutti in realtà nella storia originale, ma questo è un altro discorso, e praticamente c'era uno degli extra, che erano gli extra a fare appunto le varie salti mortali e roba del genere, e passando davanti a Quasimodo quasi a croce, uno l'ha colpito sul naso e lui ha continuato a cantare. The show must go on. Infatti raccontava, c'era nei retroscena, perché c'è anche il DVD di sto cazzo di musical, che praticamente c'era... Proprio bruciato davvero allora, cioè io adesso capisco tutto... Questo sì che è un Kenny Valley. Lasciatelo perdere. Comunque lui diceva, dopo mi ha chiamato mia madre, ha detto, si sentiva proprio il dolore, la sofferenza nella tua voce. Sei bravo, no mamma? Ho dei ballerini secondari che non sanno fare il dolore. Avevo il setto nasale rotto, tesoro. Avevo il setto nasale rotto di brutto poi anche. Mi ricorda Viggo Mortensen quando ha fatto l'urlo... perché si era rotto il piede, in realtà sembrava un urlo di dolore, era un urlo di dolore, ma non quel dolore che uno pensa. E no, appunto, per quanto dopo effettivamente riascoltandolo c'è una singola canzone che mi piace, ma questo è un altro discorso, e quella è stata la prima. E effettivamente dopo mi è bastata vederlo soltanto una volta, quello della Disney, per dire ok, capisco perché molti dicono che forse è nella top 3 dei migliori film Disney, perché comunque, cioè, e con... uno che magari non lo guarda senza sapere chi l'ha prodotto, chi non l'ha prodotto, non gli verrebbe secondo me neanche da dire è della Disney, perché forse è tra le opere forse più mature che ha fatto effettivamente, forse giusto per le canzoni, ma oltre per perché c'erano comunque in quel periodo animazioni con comunque canzoni nel mezzo, anche se era un po' più maturo, però se no bello. Ma intendo che secondo me non era un'opera da musical, onestamente, sì. Cioè è un po' appunto la fissa che c'aveva la Disney in quel periodo, che nemmeno Pocahontas era da musical, onestamente, però funzionava, e quindi dice ce le ficchiamo dentro lo stesso. Troppe canzoni il Gobbo di Notre Dame. Sì. Guarda, finisce una canzone, parlo 30 secondi, ne parte un'altra, troppe canzoni. Sì. Però sono belle, però veramente spezza tanti, cioè non so se ne ha di più Frozen o il Gobbo di Notre Dame. Ma davvero, io non me le ricordo tutte queste canzoni. Allora, perché c'è le campagne di Notre Dame, c'è... No, ce ne sono almeno 6, almeno, perché una certa ho smesso di contarle ieri, sono tantissime. O 6 o 7 dovrebbero essere. Sono tantissime. Belle due, quella iniziale di Notre Dame e quella del fuoco dell'inferno. Mm-hmm. E basta, però la storia è molto matura, molto bella. Penso che volevano aggiungerne anche un'altra, tra Febo e Smeralda. Dai. Dopo hanno detto no, spezza troppo. Sì, no, effettivamente sarebbe stato meglio con magari appunto quelle minime, però appunto, senza che mi perdo ancora troppo, andiamo effettivamente a sti design. Il design di Quasimodo è effettivamente... carino per quello che deve rappresentare, non è che hai nasino carino, nel senso
funziona, secondo me, perché sono stati bravi a non andare troppo sul leggero con le sue deformazioni, perché gli hanno reso il praticamente quasi senza mento, come ce l'ho io, e il fatto del il sopra occhio estremamente gonfio, il naso schiacciato, ma non schiacciato all'insù, proprio è schiacciato sul suo cranio, e effettivamente se tu devi rappresentare un appunto personaggio che ti iniziano a dire ah è il mostro, è giusto che appunto lo rappresenti così. C'ha nonostante quello dei dettagli che diciamo non devo appoggiare troppo sul tavolo perché lo sto facendo ballare tutto, c'ha dei dettagli che lo rendono più piacevole, più pacifico anche, soprattutto ti dà l'idea di una persona semplice nei suoi pensieri, essendo che alla fine la sua palette è principalmente colori terracei, colori verdi, ma si potrebbe anche leggere in un altro modo, nel senso come se, essendo che appunto è il figlio adottivo, tra tante virgolette, perché lo tratta come lo tratta, del nostro Frollo, appunto, è più come se lo azzerasse a livello di personalità. Tu sei un mostro e tu devi rappresentare solo questo perché non sei nient'altro. Non c'hai, non so, un pensiero profondo e quindi un vestito blu. Non c'hai una mente soave e quindi un po' più di giallo. Non c'hai un non so che di nobiltà o di fervore, quindi un po' di rosso. A parte i capelli, questo è un altro discorso. E quindi ti vesti appunto di rosso, è proprio azzerato, ecco. E nonostante ciò c'è della passione, del qualcosa di più elegante è mostrato con la palette dei capelli, che alla fine è un castano che veniva spesso utilizzato per molti, sì, ci sono tanti gatti Ashur, per molti capelli. Tranquillo. Smettila, le mie dormono per fortuna, ma forse si sente russare il cane, quindi non sono tanto neanche io appunto innocente. Però no, appunto, è un castano che veniva utilizzato per molti altri colori di alcuni principi classici. Pensa a non mi viene il nome del principe della Bella la Bestia, Adam, ecco. Fine, in realtà, non c'erano altri castani. Cazzarola, la mia teoria. E io che stavo per salire sul treno. Trenitalia vince ancora, mi sa, stavolta. Comunque, ha appunto comunque della passione nella sua capigliatura. Non è un capello nero, un capello marroncino scuro. È un capello rossastro, appunto per spiccare a livello di palette fuori dal verde, ma anche un pochettino per mostrare magari un pensiero anche non per forza del tutto stabile, tra virgolette, all'interno della testa. Nonostante questo c'ha una purezza dietro, perché le iridi verdi e scure non è un occhio completamente nero, come appunto una bestia, un mostro, qualcosa del genere. E quindi sì, no, è carino, la testa a forma di cuore come quella sul lasso. Sì, è più è effettivamente un cuore, perché è come all'attaccatura dei capelli con anche il collo della maglia, secondo me ti tendono a portare l'ama. Perché? Perché il protagonista devono in qualche modo rendere le sue forme piacevoli da vedere, nonostante che è letteralmente poverino un gobbo. Perché comunque devi appunto smussare le forme, e se smussare le forme non serve, qual è la soluzione migliore? Ci metto un cuore al posto della testa alla fine, per capire che per quanto sotto tutto questo c'è comunque una persona che vuole amare. Ah, peccato che non c'è mai stato un gobbo di Notre Dame 2 che rovini un pochettino tutta l'atmosfera. Non nominare quella roba. Non nominare quella roba. Passo quello la non parola. È un cartone, tipo è un girone infernale a parte. Passo la parola. Allora, devo dire la verità, mi piace molto come design, perché
Ah, ok, scusa. No, sì, scusate, non so che cavolo c'hanno i gatti oggi. Non sono gatti. Niente. E perché mi ha mutato Denis. Ma giustamente. No, dicevo che mi piace molto il design di Quasimodo perché intanto è effettivamente più realistico rispetto a quello che siamo abituati, nel senso che essendo una storia molto più adulta, o almeno come l'hanno affrontata, come adesso Gatti mi state rompendo le scatole, scusate, non sono un parco giochi, ok. Ma come? Ho preso il biglietto! Esatto. Questo è... come, vabbè, vai, non mi viene la parola, tanto la battuta è morta ormai. Quindi comunque Quasimodo ha delle forme che sono più cartoon ovviamente rispetto a una anatomia realistica, però comunque hanno cercato di non renderlo grottesco, perché ci si stava poco alla fin fine a rendere delle forme molto più sgraziate, molto più... senza peso la lingua, brutto da vedere, che lo rendessero più mostruoso. Invece, in questo modo, tra l'altro facendogli la faccia con quella forma lì, sembra quasi un fanciullo, un bambino, un personaggio che sta ancora crescendo, che effettivamente è quello che nel film, innocente, come se fosse un bambino, infine, perché... E lui non ha avuto neanche modo di conoscere effettivamente la cattiveria del mondo, e nel film si vede benissimo. Quindi, nel senso, ci sta molto bene, secondo me, gli hanno fatto questa forma del viso molto più appunto più da ragazzino. Tra l'altro anche si sono ispirati sicuramente anche al Quasimodo del libro, perché comunque veniva specificato nel romanzo che aveva anche i capelli rossi, che quindi era un altro motivo oltre al suo aspetto, anche il capello rosso, ecco, demone, eccetera eccetera eccetera. È un diavolo irlandese, in entrambi i casi è pericoloso. E quindi come design ci sta molto bene, devo dire la verità, quando ero bambina io non me l'aspettavo, nel senso che all'inizio ci sono rimasta un po' scioccata, perché come, cioè, oggettivamente funziona il fatto di non fare, come dire, un aspetto che effettivamente ti colpisce. Dopo dipende anche un attimino dalla sensibilità, se è positivo o negativo, però comunque, cioè, non è un aspetto consono, no, non consono, non è un aspetto a cui si è abituati. Quindi effettivamente il primo impatto ci resti un po' wow. Dopo, giustamente, con il film, guardando anche le espressioni che fa, come anche viene rappresentato, come viene disegnato, pian pianino ci si abitua e effettivamente si riesce ad andare oltre e a vedere quello che è il personaggio. Quindi, nel senso, ammiro tantissimo questa cosa, perché è anche molto coraggiosa. Non è, cioè, come dire, scegliere come storia anche proprio il Gobbo di Notre Dame non è proprio... Cioè, e vai su una storia comunque che è pesantina. È bella forte per 8.000 motivi diversi. Poi ovviamente hanno edulcorato alcune parti rispetto al romanzo, di un personaggio l'hanno rappresentato, ma anche nel musical lo rappresentano sempre in maniera diversa, e questa cosa mi sconvolge sempre. Però... come dire, proprio a livello di character design è proprio bello Quasimodo, perché ti colpisce, perché sembra tranquillamente un personaggio secondario, quello che di solito nelle storie è sempre il quello che accompagna. Invece col fatto che il protagonista è un po' una sorta di rivincita, no? Un pochino per il personaggio. Ripeto, è molto coraggioso. Io personalmente non so se non so se riuscirei ad avere così tanto coraggio, perché tralasciando adesso i tempi che corrono adesso, però anche quella volta lì, cioè, mi ricordo appunto da bambina,
da bambina scema, sottolineo, non me l'aspettavo assolutamente. Quindi... Vabbè, però era un po' la politica della Disney di quel tempo, no? Alla fine La Bella e la Bestia parla del concetto americano delle mogli trofeo che c'era durante gli anni 90, cioè sposarsi con una solo perché è bella e non perché ti interessava, perché la dovevi sfoggiare, no? Come un oggetto, appunto. Poi in Pocahontas abbiamo la problematica, chiamiamola così, dell'interazione culturale, cioè alla fine della violenza che è stata fatta appunto ai nativi americani da quando gli occidentali hanno messo piede in America, appunto, centrale. Cioè, quindi era proprio la policy della Disney cercare di toccare dei temi abbastanza delicati, tra virgolette, nella maniera più, come posso dire, costruttiva possibile. E secondo me sì, gli esempi tipo appunto, la Bella e la Bestia, ok, ma Pocahontas e il Gobbo di Notre Dame sono belli, anche Mulan. Ricordatevi l'America che da sempre è contro la Cina, cioè rappresentare una leggenda cinese, quindi un'eroina cinese, cioè per un'azienda appunto iperamericana come la Disney, insomma... Con anche la combo dell'appunto del personaggio femminile che riesce a fare. Esatto, esatto, un'eroina forte, quindi il femminismo che si traveste da uomo, no? Cioè, roba che i giapponesi con la di Oscar già, cioè acqua fresca, però per gli americani molto, cioè erano temi in quegli anni molto, molto delicati. Cioè, secondo me erano più politically correct o comunque più open questo tipo di film che quelli forzati che fanno oggi a tutti i costi, no? Sì, infatti. Erano coraggiosi e passato. Anche la principessa e Ranocchio, per dire, no? Cioè, quindi dove non ci dovevano essere dei character o delle storie perché ci dovevano essere, ma perché volevano parlare di quella roba lì, cioè sì, volevano mandare quel messaggio lì. Era fine del messaggio alla fine, non era per mandare appunto per una quota, ecco. Sì, no, faccio l'esempio di questo, diciamo, rumors che si è sparso, diciamo, riguardo la produzione di Blade, no? Del remake o comunque di Blade, che l'attore se ne voleva andare, l'attore principale, perché i sceneggiatori l'avevano relegato a un ruolo secondario e avevano dato al film un filone pseudo femminista in cui erano le donne che salvavano tutti e tutto, cioè che allora dici no, guarda, il film si chiama Blade, non si chiama La rivincita delle vampiresse, queste cose così, ma non perché ci sia niente di male, ma perché non è proprio questo il momento, no? E infatti, onestamente, la The Marvels, quello che è, da proprio secondo me un messaggio molto chiaro, ossia che alle volte per fare bene si fa male, perché non si capisce l'assignment, come dicono in America, no? Non capiscono il compito e appunto a forza di ficcarci roba fanno solo dei mappazzoni assurdi. Invece in questi film, proprio perché erano veri film coraggiosi, perché giustamente i registi o gli sceneggiatori dovevano lottare con la direzione Disney per poterli portare sullo schermo, no? Per dire no, ma guarda che questa storia la vogliamo fare, capito, non sono tutti bianchi o non parlano di quanto è meravigliosa la supremazia degli americani. No, dice, però sono film intensi e infatti rovinati da che cosa? Dalle assurde pretese o richieste di inserirci a forza le canzoni dentro, no? A tutti i costi i numeri da musical, perché la policy dell'azienda era quella, la dirigenza era quella, mentre invece se vedi i documentari, i registi disgustati, cioè dal fatto di dover inserire a forza le canzoni e via dicendo, tant'è che poi l'esempio più lampante è Tarzan, appunto diretto, insomma, o comunque co-creato da Glen Keane, dove si sono categoricamente rifiutati di trasformarlo in un musical, cioè hanno detto no, guarda, questo o lo facciamo, sì, possiamo mettere la colonna sonora cantata, ma non dai personaggi, perché sennò non se ne fa niente, cioè proprio basta questa cosa delle canzoncine, perché infatti poi dopo non funzionavano in tutti i film, cioè, ecco. Collins, giusto, in Tarzan. Sì, però per dire che questi film effettivamente in retrospettiva, nonostante
effettivamente sul momento potevano essere mal recepiti o poco compresi, hanno lasciato un'eredità che vale, secondo me, di più di tutte le cose che stanno facendo mirate apposta. Sì, oggi. Sì, assolutamente. Cioè, e la potenza di una buona storia alla fine. Ma sì, che sono ridicole, onestamente, cioè che è un po' too much, capito? Cioè io, per esempio, scusate se questa digressione, però ho visto un pezzo di Elemental su Disney Plus, una certa ho tolto, perché ho detto, cioè, questo è un mix fra Inside Out, Zootropolis, cioè... Non l'ho visto, è proprio, ma è una, guarda, una roba iperforzata che non c'entra niente, cioè che a me non ha intrattenuto, tant'è che a una certa ho droppato, no? Proprio perché... è forzato, non c'è, no, si capisce proprio perché un Inside Out o appunto i film della Pixar ci avevano quell'anima dentro. Adesso si vede proprio che la dirigenza è Disney e giustamente che dice, ah sì, metteteci gli asiatici, no? Cioè metteteci una sorta di reminiscenza dell'immigrazione dei cinesi a New York. Cioè è ridicolo perché non è spontaneo effettivamente, vabbè, però insomma... Speriamo che capiscano e che ci tornino a fare, come dire, dei film decenti, perché a quanto pare dicono che adesso dilateranno molto le release dei film, perché hanno capito che sparare a raffica film dopo film non serve a niente, che il pubblico sia stufato, che questa sorta di nevrosi proprio compulsiva non porta a niente di buono, perché ci hanno avuto un 2023 disastroso proprio a livello di performance in generale, tutti i film veramente sotto la soglia delle normali votazioni, proprio una roba brutta, cioè si vede proprio che è un'azienda allo sbando, che non sta capendo quello che deve fare o come deve farlo, e perciò io sono molto curioso di vedere il prossimo, secondo me, flop annunciato, che è Wish, cioè voglio proprio vedere che porcata viene fuori. Già dal trailer è noiosissimo, cioè già dal trailer si vede proprio che è sterile sotto tutti i punti di vista. Voglio proprio vedere che esce fuori. Vabbè, scusate, però detto questo era per specificare che effettivamente era una grande storia, è stato comunque un grande lavoro il Gobbo. Sì, assolutamente. Tra l'altro io passo la parola. Stavo per chiederlo, infatti. Ma io, Quasimodo, non è che c'ho molto da aggiungere, è molto strano, fra virgolette, cioè molto strano e molto funzionale questa costruzione delle forme, appunto, che sono molto aguzze, molto triangolari, quindi apparentemente molto aggressive, diciamolo, fra virgolettato, che però poi, grazie al fatto che sono tutte poi sbozzate, ingentilite da queste curvature, lo fanno apparire appunto più friendly, no? Più tranquillo, più amichevole, più approcciabile, e concordo con Ilenia sul fatto che avergli lasciato questi occhi molto grossi, molto tondeggianti, molto limpidi, lo dicevamo anche prima, praticamente gli dà aspetto proprio da cucciolo, questo aspetto proprio da bambino, questo, almeno nello sguardo, negli occhi, che aiuta molto infatti ad ingentilire o a creare empatia con il personaggio, perché per il resto invece è proprio on point, cioè proprio hanno beccato veramente quelle anatomie, seppur stilizzate, quei dettaglietti come appunto il grosso naso a patata, il fatto che non ha la mascella, la mandibola è completamente poco sviluppata se non incassata, no? Cioè se uno guarda Quasimodo e pensa con un po' di immaginazione a quale potrebbe essere la conformazione del suo cranio, ti prende un colpo oggettivamente, perché fai oddio, è proprio deforme nel vero senso della parola. Sì. Quindi, per esempio, una cosa fichissima secondo me è la shape dei denti, quindi la forma dei denti, che sono obliqui, di cui uno è molto più grosso e l'altro è molto più piccolo, cioè crea proprio quella, perché noi sappiamo, no, che
la bellezza si basa sulla matematica, sui rapporti armonici, cioè più c'è simmetria tra le parti, quindi equidistanza, tutto al posto giusto, cioè il viso non ha un mento più lungo della fronte, gli occhi sono equidistanti nel giusto, il naso entra perfettamente tre volte nella faccia, cioè questo crea la bellezza. E infatti la bellezza poi cosa succede? È noiosa. Cioè la bellezza, è la regolarità crea la bellezza, ma la bellezza poi è noiosa. Invece creare questa disomogeneità, questo disequilibrio, pur non rendendolo brutto, ma rendendolo comunque tenero, morbido, secondo me è un'ottima prova di character design. Cioè poteva andare in mille modi diversi e invece sono riusciti a creare qualche cosa che funziona senza però disgustare, tra virgolette. Cioè tu lo guardi e fai sì, è bruttarello, però lo percepisci come un Carlino, bravissimo, cioè quel bruttarello che dici madonna è un cucciolino un po' bruttino, però c'ha un bel carattere. E c'ho un bulldog, quindi lo posso dire. Poi c'aveva questa, poi c'è, scusatemi se dico questa cosa ma mi faceva troppo ridere, visto che è uscito penso, se non sbaglio, nel 96 questo film. C'ha proprio il taglio di capelli tipico di quel periodo, sapete, DiCaprio, i Backstreet Boys. Questo taglio, no? Con la riga in mezzo e la frangetta lunga che ricadeva praticamente a destra e a sinistra. Mi fa morire dalle risate perché è proprio metà anni 90 il taglio di capelli. Quasimodo futura idol. Sì, perché gli avrebbero potuto fare, che ne so, i capelli crespi, no? Una specie di pochi capelli. Che c'ha letteralmente... Invece gli hanno fatto questo capello quasi fluente, nostro ciuffettino molto teen, ecco, quasi modo nel suo anche essere sgradevole, è molto teenager, non so come spiegarlo. Mi ricorda il protagonista di Anastasia, forse un po'. Dimitri, sì, anche Dimitri c'ha quel taglio un po' alla Backstreet Boys, infatti. Sì, come pensavo quindi... il castano, perché mi stavo confondendo tra i film Disney e quelli di Don Bluth, ecco, che lo venia. Là c'hanno molto più il castano di questa tonalità qua. E quindi sì, poi appunto riguardo la palette, lui è una specie di Ariel uscita male, perché cioè... Cosa c'è sotto quella casacca? No, perché appunto abbiamo questo verde e questo arancio rossiccio, che quindi vanno in complementare, diciamo funziona soprattutto perché tante delle scenografie del Gobbo di Notre Dame sono rossicce, rossastre, no? Ci sono questi tramonti o queste albe, questi fuochi, no? Se pensiamo anche alla Corte dei Miracoli, anche alla Festa dei Pazzi, è tutto molto rosso, Bordeaux, quindi Quasimodo in queste tonalità molto rossicce spicca sempre molto bene, grazie a questo verde che contrasta tantissimo. È un po' appunto, diciamo, l'effetto di Ariel, no? I capelli rossi di Ariel nell'acqua verde non te la perdevi mai, perché vedevi quella massa rossa e la seguivi. Qui vedi questa massa verdastra e la segui molto bene, soprattutto nella scena appunto qua che si vede, in queste due scene in cui lui c'ha la carta in mano, no? Si vede proprio lo sfondo che è Bordeaux e lui che spicca proprio bene a livello di silhouette, perciò lì, vabbè, c'è proprio anche un ottimo lavoro di color key artist e quindi di concept art che stabiliscono insieme appunto agli altri artisti e al regista anche queste piccolezze che però aiutano a far leggere le immagini, perciò bravi. Io ce l'avevo tra l'altro il pupazzo di Quasimodo. E prendi in giro Gianluca per i suoi traumi. Va bene. Ecco, almeno io non avevo il pupazzo di... Ma io ce l'avevo tutti, io ce l'avevo tutti i pupazzi, tutte le bambole dalla sirenetta a Hercules ce le ho avute tutte, cioè quindi tutte. E c'era Quasimodo e quindi lo dovevo avere Quasimodo. C'avevo pure Pegaso, fra virgolette, quindi poi insomma erano fighe. Comunque, come hanno fatto notare in chat, non so se l'avete detto nel mentre perché sto facendo le schede, lui ha la testa a forma di cuore, esattamente come il cuore della carta. Sì, sì, l'avevo accennato. Perfetto, cambiamo per renderlo più piacevole, come si diceva. Che testa di cuore. Esmeralda, l'unico personaggio per cui stiamo veramente facendo questa live. Ah, ecco, immaginavo. Fosse per la capra.
Zingaro! Che non c'è nelle schede, quindi stavo facendo per... Vai lei. La bambola d'Esmeralda era stupenda. Sì, ce l'avevo, era la mia preferita. Quella col tamburello che ruotava su se stessa. Sì. Bellissima. Allora. Le bambole Mattel erano... È un design bellissimo. Intanto, anche qua, onestamente, da bambina, appunto 96, io avevo 5 anni, per me era completamente fuori target. Cioè, perché devo guardare la storia di una... come la vedevo io, che avevo 5 anni, di una vecchia... a 23 anni, perché per me erano tutte troppo grandi, per me non c'era neanche un bambino. Questo fa capire il livello di intelligenza mia all'epoca. E... sì, tranquilla, ho vissuto una roba molto simile quando guardavo. A me non è mai piaciuto il Goblin Notre Dame da bambino, perché lo trovavo bruttarello come film e non capivo perché tutti corressero dietro a Esmeralda. L'ho capito ieri. Dopo cresci, esatto. Dopo cresci lo capisci. Esatto, io letteralmente da bambino l'ho saltato proprio perché dicevo: vabbè, sono tutti adulti, sarà noioso come le telenovelle. La scena di Frollo che annusa i capelli Esmeralda ha tutto un altro significato da adulto, porca miseria. Da bambino, se non te lo spiego, non capisci. Ma cosa stai guardando se sei fatta lo shampoo? No, ma anche la strana fissa. Tipo è zingara, cioè, puzzerà, non lo so, cioè, però in realtà... Anche quello del discorso. Fazzoletto alla fine. Beh, ma anche quando lei gli sputa in faccia, Sì. Quando lui gli dice, cioè, accetta di essere mia e ti salvo la vita o muori qui. E lei gli sputa in faccia. Che vuol dire accetta di essere mia? Cioè, un bambino non lo capisce effettivamente lì per lì. Sì, pensa solo, oh che schifo, ha sputato. Cioè, quello dice, oddio, ma gli ha sputato in faccia? Ma sei stronza, o proprio schifo. Esatto. Infame. No, ma infatti per questo dico che sono stati proprio coraggiosi, perché effettivamente è più per adulti. Dopo, per fortuna, appunto, noi che eravamo piccoli, dopo l'abbiamo rivisto e adesso... adesso della serie... Ah, ma quindi adesso capisco. Effettivamente, come design, Esmeralda è bellissima. Cioè, c'è poco da dire. E nel design che hanno fatto quando ha quel vestito rosso è proprio l'incarnazione stessa della sensualità. Cioè, io sfido qualsiasi altra principessa Disney, ma anche forse Jessica Rabbit, eccetera, essere così sensuale proprio con le movenze che ha. È proprio... più realistica rispetto magari... Beh, a effettivamente Rabbit, penso il personaggio più sessuale della Disney, Esmeralda. Sì, 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 assolutamente. Quindi, cioè... È proprio fatta anche troppo bene, cioè nel senso wow. è molto bello anche il fatto che io non l'avevo notato, questo non è una riflessione mia oggettivamente, e l'ho sentito in una recensione, che la maggior parte delle volte in cui Esmeralda appare c'è sempre dietro un sole a livello di simbolismo, sia quando va ad aiutare Quasimodo che è legato, dietro di lei c'è il sole del cielo, quando balla c'è sempre il sole, essendo che c'è un simbolismo molto particolare proprio nel romanzo del Gobbo di Notre Dame con il sole per via dell'alchimia, eccetera. E devo dire complimenti, perché effettivamente ci sta molto bene che il sole è fonte di vita, accende sia i desideri malvagi, hai ragione, Frollo, anche è un pochino la fiamma che muove tutta la storia, muove tutto il film, quindi molto molto bello. E per una volta non è un trenino mio, quindi posso dirlo. Beh, non che di solito i tuoi trenini mancano la fermata, però comunque no, di solito la mancano e vanno oltre, però vabbè. Altro discorso. Comunque è molto bello anche il suo design, quello classico, appunto, con questo vestito, questo viola, che un po' non so effettivamente quanto sia per dare l'idea di tossicità, ma quanto non più penso. Della magia, del esoterismo, quella... esotico.
e anche per lo più per tutta la questione culturale, eccetera. No, onestamente sono ignorante, quindi non so se effettivamente magari il viola vuol dire qualcosa. Adesso gatti, scusate, quindi quello non lo so. Però effettivamente le dà proprio una sorta di incantatrice, tra molte virgolette, con tutte queste decorazioni dorate, gitane, giustamente, ma con questo viola ci sta molto molto bene, molto bello. Tra l'altro, tocco di classe, che nel romanzo la chiamavano Esmeralda perché aveva sempre un sacchetto appunto color smeraldo, e dentro c'aveva la... No, spoiler, se qualcuno se lo vuole leggere il romanzo lo legga, però appunto era verde, no, la Esmeralda per questo motivo qua. Qua per fortuna se lo sono risparmiati e hanno fatto molto, una cosa molto più saggia, cioè fargli questi begli occhi verde smeraldo che ci sta un sacco, e soprattutto bucano letteralmente, cioè attirano lo sguardo tantissimo, perché se si guarda comunque il colore della pelle, anche appunto questi rossi continui dello sfondo, come diceva Giorgio, questo verde, sembrano veramente il verde di sempre. Sì. Esatto. Proprio, capito, un faro, una pantera, la segui proprio, rimani incollato. Esatto. No, quindi è proprio una bellezza esotica, anche sempre come dicevi tu, Giorgio, tra l'altro, della cosa della bellezza che la simmetria è noiosa. Infatti i suoi capelli non sono simmetrici per niente, sono tutta una bella chioma fluente, però c'è i ciuffi asimmetrici e sono proprio belli, quindi... Ma poi sono belli perché, hai visto, hanno questi piccoli ciuffetti un po' arruffati che ti danno, cioè, seppur nella sua bellezza si vede che è un pochino trasandata, non so, non voglio dire trascurata, però non è la principessa, non è Ariel che si spazzola i capelli con la forchetta, sì, capito? Sì, è un po', esatto. È più selvatica, è più selvaggia, capito? È più passionale. Mm-mm. Ma infatti ci sta benissimo anche... scusate che torno sempre sul romanzo, però secondo me è un buon metodo anche di metro di paragone, perché nel romanzo Esmeralda alla fin fine è una sorta di principessina Disney, tranne per il fatto che utilizza molto bene il coltello, eccetera eccetera, però è buona, ingenua, eccetera eccetera. Infatti nel romanzo Esmeralda è una stupida, mamma mia, è insopportabile, veramente insopportabile. È una ritardata. Infatti... completamente completamente scema per certe cose, veramente. E infatti, secondo me, come l'hanno fatta qui della Disney, ci sta, e sembra proprio una donna vissuta, che ne ha viste di cose, cioè, e probabilmente ne ha avuti anche di amori nella sua vita, cioè non sembra la prima uscita, cioè non è un'Aurora cresciuta dalle fatine, non è Ariel che è stata coccolata e viziata da Tritone, cioè si vede che lei appunto ha una certa esperienza, e soprattutto che sa benissimo come giocare quando vuole essere sensuale, come vuole essere pericolosa, cioè è effettivamente un bel personaggio femminile, a me piacciono questi personaggi femminili, e soprattutto comunque nonostante tutto questo è simpatica, smettiamola per cortesia di dire che i personaggi forti femminili sono forti e quindi devono essere delle rompicoglioni allucinanti. Infatti, allora bene. Che cavolo. Toglietevi, dobbiamo studiare meglio l'animazione in frame, vero? Cosa? No, ecco, ma Esmeralda è carina perché poi ce l'ha questa dolcezza, no? Questa delicatezza, ce l'ha il momento in cui mostra totalmente anche, come posso dire, questo senso di maternità o comunque predisposizione a prendersi cura, no? Quindi, sì, sono d'accordo con te. È una bella caratterizzazione, cioè effettivamente
se penso, ecco, il personaggio femminile a me dispiace per tutti i fan che detesto di più, che dovrebbe incarnare l'esempio della donna forte, della donna indipendente, è Rey di Star Wars. Non so se l'avevamo già citata, forse sì, non mi ricordo, però onestamente se devo pensare a una donna forte penso a lei, mi dà fastidio, sincero. Anch'io quando penso a un piatto forte penso al pane bianco. Ma non è ma quello. Rey più che ingenua, perché ce l'ha pure le sue, diciamo, la sua cazzutaggine, è che è molto piatta. Cioè, Rey non mostra mai niente di eccessivo in Star Wars, invece appunto Smeralda non è né frignona o dolce come potrebbe essere una principessa Disney, né veramente forte, no? Sta lì, è sempre in balia degli eventi, non è che ci si Rey trova sempre manca in mezzo. Solo una cosa, la scrittura. Non è un personaggio, punto. Un cartonato che sta là e si muove. Sì, cioè la muovono sempre gli eventi, non è che lei è mai padrona di quello che succede, è proprio sballottata, cioè vabbè, però è un'altra cosa. Per fortuna. No, comunque sballottata come i frame. Sballottata come i frame che dicevamo prima con Gianluca. Sì, no, assolutamente, bisogna studiare queste cose. Esatto. Comunque, passo la parola. Allora, Esmeralda, no, concordo con quello che diceva comunque Ilenia, che comunque si vede la sensualità, la genuinità, la forza di carattere anche del personaggio. Gli occhi smeraldi sono appunto enfatizzati anche dalla carnagione scura. Io penso che in generale, sia come scelta di design che come scelta di colorazione, sia pensato apposta per fare una sottospecie di... parlo di palette, non mettetemi parole in bocca del caso di quello che sto per dire, perché poi effettivamente mi sono reso conto. Sembra la classica palette che normalmente si vedrebbe in un antagonista, in un qualcosa di magari brutto, di strano, perché appunto la simmetria, il verde, il viola, e invece secondo me è pensato apposta per, uno, dare l'idea, come si diceva, del fuori, appunto dell'esotico e tutto quanto, e un po' il contrasto tra anche l'antagonista Esmeralda stessa, perché lui è appunto, lo vedremo dopo nel dettaglio, però normalmente un pensiero religioso stretto proprio così vorrebbe una cosa di simmetrico, una cosa con una determinata tipologia di palette. Si vedrà anche che la palette è quasi contrastante in parte a quella di Frollo, perché abbiamo un colore principale viola e bianco, e però il viola, ma è un colore tossico, il verde, sì, come malefica, è asimmetrica, c'ha un orecchino da una parte, tipo la fascia, la bandana che va dall'altra, dovrebbe essere il caos, dovrebbe essere qualcosa che non va, è il diavolo forse, però effettivamente lo vedi che è una persona, un personaggio normale, un personaggio genuino, un personaggio comunque forte nel suo... E come se nella sua palette vedessimo le scuse che l'antagonista trova per appunto giustificare i suoi pensieri, quasi. Ah no, non sono io, l'avete vista, è scalza. Oh, ma l'avete vista, è vestita quasi come Jasmine nell'ultima parte di Aladdin. Ah, ma l'avete vista, non c'ha una simmetria, un ordine. Quindi è carino anche da quel punto di vista. No, ma è un personaggio bello comunque, in generale, molto maturo, sia da un punto di vista visivo che da un punto di vista anche generale del personaggio, del carattere. E effettivamente, di nuovo, una delle motivazioni per cui probabilmente molti bambini all'inizio erano un po' allontanati, perché appunto dice, come diceva Elenia appunto, sono tutti adulti, allora non è per me della serie. E quindi sì, bel personaggio, mi raccomando, studiamo i frame e passo la parola. Vabbè, Smeralda è una gnocca, cioè che gli vuoi dire? Io, anche io come voi, quando vidi al cinema Il Gobbo di Notre Dame non ne uscii proprio entusiasta, perché ero piccolo...
E penso in realtà che la Disney abbia iniziato a produrre questi film come Il Globo di Notre Dame o Pocahontas perché all'epoca non c'era praticamente ancora la categoria Best Animation Feature Movie agli Oscar e li vincevano nelle categorie miglior film, quindi miglior colonna sonora, e penso che quindi per essere presi più sul serio dall'Academy e vincere, continuare a vincere gli Oscar, spingevano, diciamo, la barra dell'animazione verso un pubblico più adulto, quindi per fare proprio dei film veri e propri, ma con il media dell'animazione. E non è stato nominato per... poi il Gobbo? Mi sembra che ha vinto, cioè la Disney penso per tutti gli anni 90 ha sempre vinto gli Oscar per la miglior colonna sonora, dalla Bella e la Bestia in poi, se non sbaglio, quindi... Cioè... No, lo chiedevo proprio perché non sapevo io. Cioè, perché quindi... Non ha vinto, vai, ma ha candidato sì. Okay. Perché loro erano giustamente, la Disney era ossessionata dal voler vincere gli Oscar a tutti i costi e quindi adesso se li compra non ne ha più bisogno, cioè adesso se li compra, anche perché li vince per forza, perché LucasArts è sua, Marvel è sua, Disney è Disney, Pixar è diventato Disney Pixar, cioè il meme di Obama che dà la medaglia ad Obama. Si voleva comprare pure lo studio Ghibli, perciò cioè, alla fine vince per forza, proprio perché c'è solo lei che lo fa, perché la DreamWorks, bene o male, non sta più nei giochi. Don Bluth ha venduto tutto alla Fox, che la Fox adesso è della Disney, quindi proprio è tutto suo. Quindi sì, Esmeralda però mi ricordo che quando la vidi rimasi incantato, perché è veramente un bel personaggio, proprio flessuosa, sinuosa, il modo in cui balla, è veramente bellissima, la scena appunto col vestito rosso, poi proprio del ballo col vestito rosso è epica, cioè proprio, a parte che è una bellissima sequenza animata, cioè proprio ben fatta e tutto quanto, misteriosa, come diceva Ilenia, cioè io non ricordo ancora quando c'è appunto Clopin che la introduce con poi la bomba, diciamo, fumogena, e lei esce con sto tamburo, cioè proprio ben fatto, cioè rimane effettivamente impressa nell'immaginario. E ovviamente sono d'accordo con loro per quanto riguarda appunto il fatto che è vestita di viola, proprio per sottolineare quest'aura mistico magica che i zingari, i gitani, insomma, si sono sempre portati appresso. Però quello che apprezzo molto è proprio la ricerca, secondo me, stilistica dell'etnia, cioè si sa che le, diciamo, due macro categorie etniche degli zingari sono quelle slave, quindi tutte quelle provenienti dalla Romania, dall'Ucraina e tutto quanto, e quelle indiane, cioè quindi quando gli zingari mostrano quella pelle più scura, quella pelle, quei tratti somatici più asiatici, è perché sono quelli del ramo indo-europeo. E Smeralda si vede che tipo appunto sembra, no? un po' medio orientale invece che appunto dell'est Europa, perché c'ha questi occhi azzurri, sembra la ragazzina, cioè avete presente quella famosissima foto della ragazzina, non mi ricordo se era dell'Azerbaigian, in uno di quei paesi, quella... di Turchia, quella della foto che poi ha vinto il premio, quella della National Geographic, ho capito, sì, esatto, c'ha quell'aura mistica lì, perché questa pelle scura con questi occhi a faro e questo poi strano, questa strana reminiscenza quasi felina, cioè Smeralda è molto felina nei suoi movimenti e è molto femmina, è molto donna, cioè si vede proprio che è un personaggio provocante e provocatorio a livello proprio fisico sessuale, no? Proprio perché gli piace, lo sa, ci gioca intorno alla sessualità, lei stessa soprattutto, quando ha a che fare con gli uomini, tipo Febo, tipo Frollo, invece con Quasimodo è quasi materna, no? Appunto è molto più pulita, cioè voglio dire, è molto più neutra, proprio perché c'ha questo, assume proprio quest'altro atteggiamento, perciò è molto bello, secondo me, vedere come il fatto che lei sia scalza non è derivato, secondo me, oltre al fatto che sicuramente perché zingare, vabbè, ma secondo me è legato al fatto che appunto Esmeralda, l'abbiamo sempre detto, quando un personaggio viene rappresentato con i piedi scalzi è perché è molto genuino, cioè molto legato a, cioè il contatto con l'environment, quindi l'ambiente che lo circonda, è veramente, come si suol dire, coi piedi per terra, non è artefatta, non è diciamo
contaminata da altro, è proprio libera in un certo senso, no? È quasi animalesca sotto certi... Questa cosa tra l'altro viene proprio detta anche nel film, perché me lo ricordo questo dialogo, quindi... Sì. Sì, no, beh, infatti, perché per esempio faccio sempre l'esempio di Rapunzel. Rapunzel è scalza, ma non perché perché probabilmente il regista era feticista, no, perché giustamente Rapunzel è come una bambina che non ha mai avuto contatti col mondo esterno, quindi farla scalza serviva a mostrare la genuinità del personaggio, perché voi dovete sapere che le scarpe sono stato simbolo, ovviamente, no? Identificano immediatamente un ruolo, una disponibilità economica, quindi in character design il tipo di calzatura che... Pensate anche ad Aladdin, no? Cioè, voglio dire, anche Aladdin è scalzo. Straccione, esatto. Non è quindi... vero? Quindi, ecco, il tipo di calzature che indossa un personaggio, o se mostra o meno i piedi, sta sempre a significare che tipo di rapporto ha con la realtà. Pensiamo anche ad esempio alla Bella Addormentata nel bosco. Aurora è scalza quando vive nel bosco con le fatine e fa la contadina, eppure che non c'erano la magia o i soldi per dargli due scarpette, no, è perché in quel modo si vede proprio il contrasto tra quando lei è contadinella e quando poi diventa principessa. Quando è principessa non le si vedono più i piedi, perché è come se fosse scollegata dal mondo vero. Ormai lei fa parte di un'elite, fa parte di una realtà che dove non ha più bisogno di camminare, non ha più bisogno di usare i piedi. Quindi ecco, tutti i personaggi che di solito tendono a non mostrare i piedi è perché vivono una realtà artefatta, mentre invece i personaggi scalzi sono sempre molto molto genuini, no? Molto spontanei. E appunto, come abbiamo detto, unito al fatto che ha questi capelli molto arruffati, molto scompigliati, danno bene l'idea, no, di questa ragazza che sta sempre a correre, sta sempre andando di qua e di là, non sta mai ferma in un posto, o comunque non ha, diciamo, le possibilità o l'interesse di curarsi eccessivamente, per quanto lo sia. Cioè, la sua è una bellezza vera, una bellezza veramente naturale, fra virgolette, no? Lei è così e basta, non è che si concia così sotto certi aspetti, quindi è molto bella, secondo me. Io ricordo sempre che da ragazzino rimasi affascinato del fatto che percepì con diversità, con stranezza, no, il fatto che si era passati da Biancaneve a Cenerentola, ad Aurora, ad Ariel, poi a io le chiamo, vabbè, principesse, anche se non lo sono, però a principesse come Pocahontas, Jasmine, appunto Esmeralda, con etnie diverse, quindi con tratti somatici diversi. Molto bello, infatti, è il fatto che, se si fa caso, Esmeralda non ha il viso ovale, ma il viso quadrato. Cioè, Esmeralda ha anche questa durezza nei tratti, nella conformazione del viso, degli occhi, che la fa percepire, e per questo la fa percepire, diciamo, in maniera più rigida, più stronza, più distante, perché non è una Ariel o una Jasmine o una Belle, che sono belle paffutelle, costinenti, rotondeggianti, questi occhioni. Esmeralda è molto simile a Pocahontas, quei tratti duri da persone che vivono delle realtà più complicate rispetto alle ragazzine teenager che si mangiano le baguette, o che vivono appunto con le tigri e gli uccellini, o che appunto vanno in fondo al mare a cantare tutto il giorno con i delfini. Quindi ci sta, è molto molto bella, perché è molto molto solida, molto molto reale come personaggio. Ringraziamo solo di una cosa, ringraziamo il cielo veramente che che non hanno fatto parlare la capra. Oh, cielo, sì, no, guarda. C'era effettivamente il rischio. A differenza di Wish, dove appunto c'è una pseudo Esmeralda con la capretta che è uguale e parla. Meno male che nel Gobbo di Notre Dame hanno fatto parlare, che già secondo me fuori luogo, i gargoyle, effettivamente anche lì una mascotte, sì, infilata a forza. Ma secondo me fanno la stessa cosa del procione, del colibrì e del cane di Pocahontas, che è per sollevare leggermente e per dire, ma sì, no, è anche per bambini, ci sono i tre cose. Ma sicuramente, però ecco, poi appunto però non si capisce comunque se i gargoyle sono vivi per davvero, se Quasimodo, che è pazzo, capito, che parla, sì, con loro perché ha necessità di comunicare con qualcuno e quindi pensa che i gargoyle parlino, ecco. E ci sta anche.
quindi ecco, meno male che la capra non parla, cioè la capretta non parla. Però è così, no? Il personaggio è indubbiamente bello, affascinante, funziona, e sì, il Globo di Notre Dame è uno di quei film che si rivalutano poi, perché lì per lì ricordo veramente che uscì dal cinema con un grande boh, cioè, ma... Dico che sì, è stato un bel film, però non lo rivedrei, ecco, non smaniavo per avere la videocassetta da riguardarmi, appunto. Quindi sì, carino, ma assolutamente fuori il target dei bambini. Mm-hmm. Wispy, potresti non... perché prima guardava la live, adesso è interessata la telecamera. Gatti. Sta diva. Sta diva. Vero, Wispy? Frollo. Frollo! Il cattivo sponsorizzato dalla Mulino Bianco. Perché tipo... allora... vado io, suppongo che... No, non buttarmi fuori dopo, Bianco! Ok. smetto di esistere quando mi... Ok, smetto di esistere quando mi banna dalla live. Ci sono solo io, grazie. Questo è il Sagna Show. Adesso parliamo un pochettino di Frollo. Dopo i pan di stelle e i cuor di mela, è il mio antagonista preferito. No, boh. Scherzi a parte, Frollo onestamente penso che sia uno di quelle tipologie di cattivi che anche soltanto da... ok, parentesi carattere, a livello di scrittura di carattere non penso che ce ne sarà più un altro a questi livelli, perché comunque ti dà l'idea proprio del... quasi quello che può essere dentro ogni persona, ma allo stesso tempo non... e a livello, non guardarmi così, Wispy, ha senso, fammi finire prima, non a livello, come si dice, caricaturizzato come molti altri antagonisti, è qualcosa di proprio il dubbio interno che fa, sì, fa spazio a malvagità, perché ah no, è impossibile che io mi possa essere invaghito di una gitana, cos'è sta cosa? E questo lo rispecchia anche il suo design, alla fine. Perché è, allora, simmetrico, come si diceva, il contrario di Esmeralda, che invece è un po' più il caos libero, tra virgolette. Simmetria più totale, nero che non solo è, appunto... e nasconde la persona, i dettagli, ma anche un po' una metafora dell'anima stessa all'interno del personaggio, per quanto, ah sì, ma tutti quanti i preti sono comunque vestiti di nero, ah ma tutti quanti, anche in quel tempo era magari in questo rango vestito di nero, però appunto se c'è il dubbio, quali sono gli unici altri suoi colori? Oh, il viola e il rosso sangue. Qual è l'altra principale forma che rivediamo? Leggermente negli spallacci, perché è più un quadrato smussato che non altro, ma molto nel viso, nel cappello, e nel colletto, il triangolo. Triangolo che abbiamo detto 60 milioni di volte, che appunto è una figura aggressiva, che è molto spesso utilizzato per appunto rendere un personaggio pericoloso anche solo visivamente. Però allo stesso tempo quello che mi ha raccolto mira l'idea della palette e il più venire il dubbio, ah magari una persona che si può redimere, ah magari... Ripeti quello che ho detto perché ti si è ovattato tantissimo il microfono, sembravi sott'acqua. Sì, no, la live precedente era in fondo al mare, quindi forse ancora è rimasto un pochettino il filtro. No, dicevo che... non so, forse è passata Wispy e di conseguenza è trovato qualcosa. No, che tiragli via la palette, appunto, da classica tossicità, classica violenza di questo rosso proprio intenso. E effettivamente il suo volto è un volto con fattezze molto... diciamo realistiche, molto semplici, ma molto che ti potrebbe anche venire quasi in mente, ah, è un personaggio che potrebbe redimersi, un personaggio che solo a livello di design, sto parlando naturalmente, è un personaggio che magari con la sua spigolità, con la sua appunto rettezza, però allo stesso tempo c'ha del buono dietro, magari c'è un trauma, una stanchezza, però, cioè,
in tutto nell'insieme, secondo me, con i guanti poi marroni all'inizio del film, ancora meglio che non magari a mani libere, per quanto anche abbiamo altri triangoli là, e anche questo mostrare gioielli colorati dà un'idea di, ah sì, sono un uomo di fede, anzi un uomo retto, ma allo stesso tempo c'ho i miei gruzzoli, mi piace mostrarli davanti agli altri. Cioè, è un personaggio effettivamente imponente, pur non essendolo fisicamente. E, di nuovo, mi sto cercando di pensare effettivamente altri design che abbiamo visto che ci saranno con la stessa mondanità e imponenza nello stesso momento. Perché guardiamo anche soltanto Pocahontas, che abbiamo, è l'ultimo, se non mi sbaglio, che abbiamo visto prima di questo, con l'antagonista che è, oh, bello grosso, bello spazioso, armatura nera, che è appunto imponente, largo di frame. Qua invece è un fuscello. Quindi, sì. Beh, nel libro è un po' un poveraccio, sì, effettivamente anche nel musical è un po' un poveraccio, però comunque l'hanno enfatizzato bene qua. Diciamo che indifferente che sia poveraccio o non poveraccio, con il fatto che hai gli unici altri colori sono degli anelli che sfoggia le mani, ti dà l'idea di appunto una persona che vuole dimostrare anche soltanto il suo rango alla fine. Sul design del cappello, alcuni concept, il cappello di Frollo era un galero, uno di quei capelli a tesa larga e che usano i cardinali. Quello sarebbe stato effettivamente, aumentando il frame, la shape della figura, l'imponenza sarebbe tornata, ma non serviva. È questo, perché non ha ne ha bisogno, tra virgolette. Quindi sì, no. A me piace tanto Frollo, mi è sempre piaciuto come antagonista, ancora prima che vedessi il film, effettivamente, perché conoscevo solo la canzone. Però no, bello, assolutamente. Oserei dire un 9 su 10, passo la parola. Sì. Mi piacciono questi design semplici, ma che lo stesso tipo ti fanno capire quasi tutto, senza andare per forza nella caricatura. Perché a me piace la caricatura in generale, però per un'opera del genere, immaginatevi se era effettivamente molto più caricaturato, come la Pocahontas alla fine. Secondo me ne avrebbe perso molto. Quindi sì. Allora, Frollo come personaggio è estremamente complesso, ma in tutte le sue versioni, sia quella appunto del classico Disney, quella del musical, ma anche quella del libro. Ogni versione, tra l'altro, è diversa da quella precedente ed è un personaggio molto molto particolare in ogni sua veste. In questa della Disney in particolare, e non potevano, secondo me, per una questione proprio prettamente politica, non potevano effettivamente farlo appartenente alla Chiesa per problemi eventuali, e quindi hanno detto giudice, che alla fine appunto un giudice, eccetera. Perché nell'opera però era un prete, se non mi sbaglio, no? Sì, assolutamente, fa parte della chiesa, adesso non mi ricordo esattamente il titolo, però comunque sì. Però effettivamente, anche non volendo, ok, che probabilmente si sono andati a cercare anche come erano vestiti i giudici a quel tempo, quindi avranno cercato, eccetera, eccetera. Però effettivamente tu guardi da bambino, senti uno scusa, che non fa altro che... Questa era Kippo. Kippo che c'è? La mando fuori, solo un secondo. Sì. Effettivamente, cioè, lo vedi vestito di nero, che sta sempre comunque nei contesti della chiesa, continua a tirare fuori precetti e simili, cioè anche da bambino, cioè, come dire, tu me lo dici giudice, io però leggo leggasi prete, nel senso, quindi... cioè, hanno fatto un buon connubio. Per quanto riguarda proprio l'aspetto, a me sconvolge, perché è un viso assolutamente credibile, e non solo,
Cioè, ci sarà comunque quel professore, quel parente, quel vicino antipatico che ha comunque quelle fisionomie, quei tratti lì. E se comunque non ci assomiglia, perché magari è una tipologia di naso diversa, eccetera, che dà comunque proprio quelle vibe da autoritario e severo. Quindi cioè, ti metti in soggezione anche non volendo, tralasciando, come diceva anche Gianluca, appunto, che riesce a sembrare imponente pur non essendolo. Effettivamente sembra, cioè, tanto gioca anche il design, perché alla fin fine è una colonna nera che cammina, letteralmente. Quindi, cioè, una sembra colonna letteralmente nera insanguinata, poi quasi. Esatto, quindi comunque fa un certo effetto. E ma poi, appunto, ha tutte queste forme triangolari e soprattutto queste espressioni così teatrali, così esagerate, però non grottesche, caricaturali, però sentite, molto, sia da una parte passionale, ma soprattutto l'espressività del disgusto e della severità la calcano con una cattiveria mostruosa. Quindi, onestamente, quando l'ho vista da bambina mi faceva tantissima ansia, proprio perché lo rivedevo in frollo quelle figure adulte che, appunto, ci tenevano a mettere tutti in riga, le regole, e che quindi ti mette in soggezione. E l'hanno fatto estremamente, estremamente bene. E, tra l'altro, appunto, anche qua, essendo sempre bambino, comunque guardi le persone di una certa età, quantomeno con un minimo di rispetto o di comunque un minimo di paura, di soggezione, perché letteralmente se tu c'hai 5 anni e questo ne ha anche soltanto 50, con un calcio voli nell'iperspazio. Quindi comunque allora non è rispetto e paura quella. Esatto, esatto. Paura che l'adulto paura davanti a me è un calciatore. Sì, sì, no, cioè, lo sto estremizzando, ovviamente, però sì. Il concetto è che comunque cioè, per degli estranei adulti di solito è un po' di soggezione. Poi lo vedi rappresentato in un film che tra l'altro fa delle cose angoscianti, e sicuramente non aiuta assolutamente. Devo dire che, ecco, il personaggio della Disney di Frollo lo vedrei come un completamente nero a livello d'anima, cioè Frollo non fa praticamente niente per bontà di cuore, niente, cioè è totalmente cattivo in tutto e per tutto. Mentre, per esempio, quello del romanzo mi ha stupito, perché prima di leggerlo assolutamente non sapevo, e lui veramente salva Quasimodo per bontà di cuore. A lui veramente fa pena e quindi lo adotta come figlio. Inoltre aiuta anche il fratello che non tra l'altro sì, ha un fratello. E impari di ricordare. Lo vuole aiutare con l'università, è un esperto di alchimia. Cioè, ecco, quello del libro è un personaggio nero-grigio, quasi umano, nel senso. Cioè, ha tantissimi lati oscuri, però non è del tutto da buttare, mentre Frollo lo puoi prendere e buttare, come succede nel film da Notre Dame, direttamente nelle fiamme dell'inferno che lui ha creato, tra l'altro. E quello del romanzo è molto più complesso e anche molto più difficile da rendere effettivamente tutte le altre versioni. Però sarei molto curiosa di vedere una versione anche proprio disegnata che renda così tanta. Mai più fatto, no? Altre animazioni del Gobbo di Notre Dame. Oddio, se vuoi considerare i cartoni di serie C, D, quelli che vendevano con le merendine. Non hanno mai fatto un cartone decente del Gobbo di Notre Dame, no? Non penso, ma neanche dopo penso. Perché ci sono tante altre storie che ha toccato anche la Disney, che effettivamente l'hanno
è utilizzato... Sì, quello di Mondo TV! quello di Mondo TV, come sia! Aiuto! No, perché effettivamente, come dici te, è già nel... Io ho presente solo quello del musical, per carità, però effettivamente è molto più quasi patetica come persona. Sì, è una visione, cioè in ogni versione lo puoi leggere in un modo diverso, secondo me. È molto complesso, secondo me. Sì, ma effettivamente forse. Perché proprio il personaggio di partenza del libro dipende molto su cosa ti vuoi focalizzare. Cioè, sì, vuoi focalizzarti sulla sua parte solo passionale? Allora mi butto più sulla versione del musical. Vuoi vedere il suo bigottismo, la sua intolleranza verso qualsiasi cosa che non sia frollocentrica? Allora ti butti sul film Disney. Che gli trova che gli trova rivoltante tutta questa bella gente, sì, la sua parte intollerante. Trovo molto rivoltante. Interessante! Lo stesso anno in cui è uscito questo della Disney, è uscito uno animato giapponese. Ah, sì? Un direct to video di Toshiyuki Iruma e Takashi, sì. Mai visto. Sarebbe... Neanche io l'ho mai visto, ma... Beh, non mi sorprende dopo aver scoperto che c'è l'anime di Metropolis, onestamente, quindi ogni tanto escono ste versioni anime di film che non ti aspetteresti. Ma è stato... Sì. Cioè, è arrivato anche ed è stato doppiato in italiano. Ma che davvero? Prossimo watch in live. Comprendo. No, allora il film è americano, però la direzione artistica è giapponese. Ok. E si vede. Ok. Ok, adesso lo cerco. Passo la parola. Claude Frollo. Quanto mi piaceva. Con quelle dita tutte ingioiellate come una profumiera. Proprio un bel personaggio, a parte bellissima la voce scelta per il doppiaggio, quindi cioè che unita al character ti faceva veramente, come dice Lenny, a soggezione. C'è la scena in cui proprio rammenta Quasimodo, cioè proprio che gli poggia il pupazzetto, cioè, o anche l'animazione di lui che mangia l'uva con quelle dita, proprio quella recitazione delle mani, veramente figa, cioè bello. Concordo sul conflitto di ruolo, del fatto che la figura originale è un ecclesiastico e che tutti noi, io poi a quel tempo in cui in elementare andavo in un istituto religioso alle elementari, quindi proprio per me il connubio, vabbè, questo è un prete, un vescovo, un parroco, fu automatico, non me lo sono nemmeno chiesto, fondamentalmente, perché appunto sta anche nel vestiario, secondo me. No, ma io facevo un compagno di classe, ragazzi, che era ossessionato dalla chiesa, cioè questo bambino che noi pensavamo tutti sarebbe diventato un prete, perché era ossessionato proprio dalla religione, dalla chiesa, si faceva regalare i cd dei canti gregoriani, cioè un bambino particolare. Quindi insomma ci venivano date continuamente queste lezioni non richieste del... Manca a me piacciono i canti gregoriani. Di arte gotica, sì, ma non penso che ti piacessero a 9 anni, a 10 anni, no, capito? Cioè, non penso che tu fossi ossessionato, appunto, mentre noi eravamo ossessionati dai Pokémon, lui era ossessionato. Era ossessionato dai Pokémon, sì, no. Capito? Ok. Cioè, era proprio particolare come personaggio, come persona, vabbè. E quindi ecco, Frollo è proprio il perfetto uomo gotico, no? Cioè lo vedi proprio, bellissima questa palette, poi questo continuo richiamo ai triangoli, guardate il colletto che è così tagliente, il cappello che è triangolare, le spalline che sono comunque triangolari, queste maniche che sono comunque, ricordano delle shapes triangolari, diciamo il prolungamento delle maniche interne che sfiniscono a punta, un po' come lui è molto regina di Biancaneve comunque, è molto grillante, ce l'ha proprio questa cosa da villain classico proprio, cioè quasi da strega, da stregone, no? E funziona un sacco, ma perché poi, vabbè, ha proprio questi tratti, scusate la brutalità, è proprio francese,
Cioè ha proprio questi connotati, no? Estremamente adunchi, questo viso proprio anche lui poco simmetrico, questi occhi molto ravvicinati, questo naso lungo e proprio nemmeno aquilino, è proprio un naso brutto, spiovente, no? A punta, cioè non saprei nemmeno come descriverlo, è molto... è molto gotico, cioè se uno si va a vedere appunto le miniature eccetera eccetera ricorda molto i connotati appunto delle iconografie, quindi dell'uomo non attraente ma di potere dell'epoca, cioè secondo me è molto calzante, molto ben fatto e appunto tutte queste spigolosità non solo nel design ma anche nel corpo, le dita, appunto il viso che è triangolare, questo mento a punta, questo naso a punta, queste sopracciglia con questi ricciolini svettanti ai lati, che lo definiscono anche in un certo senso, anche a lui un effettivamente sensuale, o meglio, un personaggio molto artefatto, sofisticato, un po' come Scar, no? Con quelle movenze quasi femmine sotto certi punti di vista, tant'è che penso che tutti a un certo punto nel film dubbi ce l'ha, insomma, no? Perché è molto più femminile che maschile l'energia che emana l'animazione o comunque proprio il character design di Frollo, ok? Tant'è che la sto per sparare perché questo ovviamente non è confermato da nessuna parte, secondo me lo sconvolgimento emotivo che lui prova nei confronti di Esmeralda secondo me è anche dovuto a quello, come per dire, la prima donna che lo interessa in quel senso, perché non penso che uno nella sua posizione non ha avesse l'occasione o la possibilità di avere le donne che voleva, no? Per intenderci. Cioè, è risaputo che Papa Borgia aveva pure i figli, quindi non era anomalo per la Chiesa di quel tempo avere comunque ecclesiastici addirittura maritati, cioè voglio dire proprio sposati, accasati con i figli, con la prole, alla luce del sole poi, niente di eccessivamente sconveniente o scandaloso. Quindi ecco, secondo me lo sconvolgimento di Frollo è proprio quello, fra virgolette, no? Il fatto che gli piace per la prima volta una donna, ok? E quindi è sconvolto per questo. Perciò cioè, mi piace molto, come ha detto Gianluca, è quasi una colonna nera, no? Cioè, Elenia, scusami. No, perché tu hai detto che è insanguinato, no. È vero? Sì. Che rappresenta proprio questa sorta di... Di giara dell'ipocrisia, cioè ci hanno messo tutto quello che ci potevano mettere dentro. Insieme al character design, in questo caso c'è molto da vedere nella recitazione del personaggio, no? E quindi le espressioni, i movimenti, che è tutto eccessivo. Però questo l'hai detto tu che è molto drammatico. Eh sì. E quindi questo dramma sottolineato eccessivamente, no? Questo overacting, tipico proprio delle dive. Sotto certi punti di vista, no? Tu te l'aspetteresti, cioè da chi se l'aspetta? Uno se l'aspetta appunto da quelli che, diciamo, da personalità un po' più colorate, fra virgolette, sì. No? Cioè, appunto, pensate a Scar, mentre tutti i leoni della savana sono belli, pasciuti, tranquilli, Scar è iper... Cioè, quando alza la spallina, quando alza il mignolino, quando alza il sopracciglio, è molto viscido, ecco. Però lo riesce a essere viscido anche nei connotati fisici, con queste ditine adunche, che dici non me tocca, capito? Sbocconciala da sola l'uva, perché... Cioè, ci sta che poi... Ci sta che poi? Ci sta che poi? Cosa? No! Ti ha abbandonato. No! Maestro della suspense. No, dicevo che... Si capisce, scusate, sono caduto. Si capisce perché. No, ti sei fatto male. Cioè, quando gli sputa in faccia, dopo lo capisci che lei è disgustata. Perché lui effettivamente è disgustoso, ma non perché sia così brutto o repellente, è proprio disgustoso nella situazione, sì, che ha, capito? Con questi sguardi appiccicosi, queste dita lunghe, capito? E tu fai, non mi tocca, appunto, non mi tocca. Quindi è veramente fatto bene. In più, ultima chicca. Ricorda un po' una struttura gotica di per sé, cioè c'è una sorta di richiamo all'architettura, diciamo al gusto gotico nel modo in cui è vestito, perché vabbè Esmeralda è fantasiosa, Quasimodo è fantasioso, tutti i contadini sono vestiti di sacchi di patate, quindi non è che c'è chissà, sacchi di juta, di tela, eccetera, eccetera. Febo c'ha l'armatura, sì, che è solo per il fatto che è dorata, quindi è un po' sopra le righe, ma giusto un filino, però è un'armatura. Lui invece proprio con queste spalline, con questo cappello, con questo velo, il colletto, lui è proprio gotico, lui è proprio
è proprio eccessivo in un certo senso, è austero, è svettante, è eccessivo. Poi appunto, se voi avete visto Notre Dame dal vivo, Notre Dame fa impressione effettivamente se tu ci entri, perché da fuori è piccola piccola, cioè sì, diresti vabbè, niente di che. Quando entri, le volte sono talmente alte che c'hai questa specie di oh cazzo, cioè c'è questo senso di intimidazione. Ecco, lui secondo me incarna molto bene quel senso, come diceva sempre Ilenia, di intimidazione relativo a una persona di un certo potere, no? Di una figura di una certa istituzione, e non per niente infatti domina completamente a livello mentale Quasimodo, cioè con questi sensi di colpa continui, mm-hmm, con queste paure che gli instilla dentro ogni secondo della sua vita, perciò ecco, veramente ben fatto. Ma diciamo che in realtà tutti i personaggi di questo momento qui secondo me sono ben fatti, un po' come appunto Radcliffe, che per me era veramente, come avete detto voi, anche molto realistico rispetto a un Jafar, rispetto a un Gaston, che sono molto caricaturati. Radcliffe e Frollo sono proprio lo stereotipo dell'uomo di potere, no? Dell'uomo non attraente, che però si imbelletta più che può perché c'ha i soldi per poterlo fare, e che vessa in ogni modo, sia fisico che psicologico, chi lo circonda, perché fondamentalmente è una merda e è una personalità insicura che ha bisogno di sminuire costantemente gli altri per sentirsi a posto, no? E quindi è molto bello. Più vabbè, chiudiamo dicendo che semplicemente Frollo è bello come personaggio perché incarna, se può dire, tutti i peccati possibili e immaginabili, cioè proprio l'ipocrisia più assoluta del voler fare proprio il moralizzatore quando poi è il primo schifoso, cioè del gruppo. Perciò molto bello, assolutamente affascinante. No, prossima scheda qui. Dai. Beh dai, si parlava di Pocahontas, no? Il coglionazzo. Tra le varie cose che ho messo nella scheda, c'è lui che prende una freccia sulla schiena, ma si tocca il petto per il dolore. Facciamo molto ridere come scena durante il film. E perché non ci arriva, ma no, perché non ci arriva con le paraspalle a toccarsi la schiena, quindi era troppo difficile. Ed era un po' stupido, sarà tipo, oh! Così come posa. Taschete! Taschete, cosa sai? Tocca a me? Ok. Allora. Il cugino di John Smith. Sì, io giuro che per quasi tutta la mia vita pensavo, oh, ma Pocahontas e il gobbo di Notre Dame sono nello stesso universo perché c'è un personaggio in entrambi. Solo che dopo, in realtà mi sta più simpatico questo, per quanto, sì. Non che la barra di John Smith sia molto alta, appunto, però. John Smith è doppiato da Pino Insegno, però. La barra si alza leggermente. L'ho visto in inglese. Purtroppo. Allora, diciamo che questo personaggio è, ovviamente, come dire, abbiamo avuto un protagonista che ti colpisce perché non hai mai visto uno simile. Una coprotagonista che ti colpisce perché è una gnocca stratosferica e anche se non vuoi ti colpisce, un non cattivo che ti colpisce perché è fatto benissimo, e poi c'è Febo. Quindi, poverino, cioè, non è colpa sua, non è che sia fatto male come personaggio, però ovviamente se lo si mette a paragone con gli altri un pochino perde, ma non perché sia fatto male, semplicemente perché la potenza degli altri è talmente overpower che, come dire, un pochino sottotono. Qualcuno, scusate, però io ho questa domanda che devo fare a tutti e tre, la dico adesso così mi levo, poi rispondete quando chi vuole risponde. Non è disturbante che i capelli, la barba e le ciglia abbiano un colore diverso? È un pochettino, cioè io lo trovo, allora non è il primo design che facciamo questa cosa, però a me disturba. Perché capelli, sopracciglia? Guarda, capelli, sopracciglia e barba sono diversi. Sarebbe stato meglio che i capelli e la barba avessero lo stesso colore e le sopracciglia un colore più scuro, questo è vero. Però la barba e le sopracciglia. La barba e le sopracciglia sono più scure rispetto ai capelli. Quello sì. Quello dicevo.
Io lo trovo disturbante. Ma la barba è di un colore diverso dai capelli anche. Penso semplicemente che l'hanno fatto perché se li facevano chiari come i capelli non si vedevano. Sì, ma secondo me è realistico comunque. Io per esempio ho la barba rossa, però ho i capelli castani. No, no, è realistico. Anch'io ho la barba più scura dei capelli, ma lo trovo disturbante nei design. Non so perché, io c'ho sto problema. Anch'io ho la barba diversa dai capelli, però comunque... Ah, io non ho idea della tonalità del pennarello che ho usato, quindi non saprei dire se è lo stesso dei capelli. Ho ucciso Danny, scusami. Donna barbuta. Non me l'aspettavo. Ci sono tante cose che non sai. Vabbè. In realtà lei è un'intelligenza artificiale, non c'è mai stata in live. No, esatto, io non esisto. No, comunque, cioè, ripeto, appunto, sottotono rispetto agli altri personaggi che abbiamo visto, però nessuno in realtà ha fatto anche bene. Cioè, è difficile fare un taglio simil medievale che non sembri una cosa stupida, diciamocelo, perché effettivamente i tagli di quell'epoca adesso sembrano letteralmente prendi una scodella e quello che rimane fuori taglia. Quindi... adesso è come il taglio di Derek su Via, purtroppo è quello, è letteralmente Derek più adulto quasi. Sì, ma almeno lui almeno ha tentato di fare la frangia con quei tre ciuffoni un pochino, cioè ha tentato comunque di rendersi un po' più sbarazzino, no? Secondo me Semola ha cresciuto. È un po' forse. Sì, esatto. Quindi dai, almeno un pochino di scalato ci ha messo su, però ripeto, i tagli medievali se li si rappresentano adesso purtroppo fanno abbastanza ridere, c'è poco da fare, quindi nel loro, non dico che li scuso, però li scuso perché non potevano fare altrimenti. Per il resto anche qua ci sta... che per fortuna è un personaggio abbastanza realistico, anche qua non troppo caricaturale, ci sta che sembra comunque molto più adulto rispetto ai classici principi che abbiamo visto fino adesso, che sembravano anche loro molto molto giovani. E bello comunque il fatto di associare il nome Febo a armatura dorata, capelli dorati e tutto quanto, come se fosse letteralmente la personificazione del sole, anche perché a livello caratteriale per come si comporta nella storia è un bel personaggio, se bisogna paragonarlo a quello del libro. Quello del libro è uno stronzo cosmico. Mamma mia, Frollo, spostati, arriva il libro. Smeralda, tante scelte, mamma mia. Forse sì, ma sinceramente, fra il Frollo del libro e Luffy del libro, ma tutta la vita il Frollo del libro. Ricordiamo che Smeralda rifiuta Frollo dicendo non ti voglio perché sei brutto a un certo punto. Perché queste sono le cose importanti, piuttosto stare con uno che neanche si ricorda il tuo nome. Santo Dio. Ma però, come? Ho cantato un'intera canzone su di lei, non conosce il mio nome. Prende nel libro Febo è la principessa e gli altri sono gli altri personaggi. Sì, esatto. No, quindi devo dire la verità, comunque l'hanno rappresentato come un personaggio più forte, sicuramente si vede sia per la cosa militare, ma anche un po'... Per esempio questo torace largo, spalle larghe, comunque il mento molto più squadrato proprio da uomo vissuto. Lo rende comunque un bravo soldato, tra virgolette, a livello visivo. Però non... Cioè nel suo comunque trasmette un po' di eccentricità con questo pizzetto fatto in quel modo più caratteristico. Comunque gli hanno dato sempre un'espressione. Esatto, sì, sembra un amabile coglioncello. Cioè, ed è quello che è alla fin fine, cioè, è simpatico, è quello che vuoi in compagnia perché ti fa un po' ridere su Via. Quindi è bello come personaggio, ci sta. Mi sono perso un audio, non ho capito. Ok, chiedo io. Stavo leggendo il
come... Ma scusate la curiosità, perché adesso... cioè, in che anno è ambientato Notre Dame de Paris? Nel 1300? Nel, qual, e passa, 1482. Immagino. Ah, perfetto, quindi siamo quasi a cavallo del Rinascimento. Mm. Manca poco alla scoperta dell'America. Il film si svolge nel 2003. No. In realtà il film, aspetta, del... dici che ci hanno pensato fino a questo punto? Secondo me non ha... Okay. No, perché pensavo il musical è 1482. Non sono sicura al 100%. Il... Si scopre... Ah, ok. Nella scoperta, sì. Ok. Non ci sta. La mia teoria è che in realtà si svolge negli anni 90, è una situazione alla Monty Python, in realtà stanno soltanto facendo roleplay estremo, che certo. Sta un po'... Oddio, te immagini! Oh mio Dio, ma avete ucciso Frollo! Ma hai reso un ruolo! E la gente... Esatto. E arriva comunque. No, comunque, ripeto, nel suo funziona, cioè... Come dire, per essere l'interesse romantico anche troppo bene, cioè non è un personaggio piatto che compare lì soltanto e viene scelto soltanto perché buh. È comunque appunto un adorabile coglioncello, però è simpatico, funziona. Sì. Tra l'altro è uno dei personaggi con la, cioè, con la moralità più alta nel film, quindi insomma. Ma poi è carino un po' il cameratismo che si instaura tra lui e Quasimodo dopo, diciamo, un'iniziale rivalità, no? Sì, esatto. Cioè, più carino che dopo fanno amicizia, ecco, quando all'inizio se la... Cioè, vabbè, che tu dici, vabbè, Quasimodo non c'ha assolutamente nessuna chance con lei, lo capisci anche un bambino che si stava illudendo, però è carino appunto il fatto che poi diventa geloso e lui, pur capendo che Quasimodo non avrà nessuna speranza, però lo asseconda in quella gelosia, no? Cioè ci si mette quasi a giocherellare, quindi è simpatico, insomma. Cioè. Sì, infatti, cioè, di nuovo, meglio di John Smith, se non mi sbaglio, quello di Pocahontas, di sicuro. Vabbè, John Smith è un pupazzo, questo ce l'ha una personalità. No, ma infatti. Comunque, passo la parola. Io non c'ho molto altro da aggiungere, effettivamente concordo, per quanto è appunto abbastanza generico dal punto di vista di design, a prima occhiata c'ha comunque quei dettagli che gli danno un po' di personalità. Il fatto probabilmente dell'armatura, come dicevi te Elenia, per il fatto di Fable, per il Dio del Sole e tutto quanto, io la vedo anche leggermente che alla fine è una palette da eroe generico, perché bianco, azzurro, giallo è spesso utilizzato di solito per quella tipologia di personaggi e di conseguenza tu vedi una persona, almeno inizialmente, una persona con quei colori là che si comporta però allo stesso tempo un po' in modo quasi non propriamente di alto rango, no, di spirito e tutto quanto, quindi è quasi all'inizio una parodia di se stesso. Però, appunto, no, a me è piaciuto come personaggio, non è che... Oh sì, di sicuro meglio di Frollo, di Esmeralda, questo qua, diciamolo onestamente, è il peggiore tra le schede che abbiamo visto e che vedremo, e tra un po' vedremo in Gargoyle, che non sono tutta questa particolarità, però allo stesso tempo. Però sì, cioè, è effettivamente un personaggio che secondo me in parte è fatto per... inizialmente stare quasi dalla parte di Quasimodo, per quanto sia irrealistica
come effettiva situazione, per dopo farti piano piano magari cambiare idea. Effettivamente c'era della nobiltà d'animo in questo personaggio, non era soltanto una facciata, nient'altro, ecco. Quindi sì, apprezzo molto il nasone poco da eroe Disney, perché effettivamente si vede poco, per questo molto la Don Bluth. Quindi passo per me. No, ma i character design di tutto il cast sono ben fatti, cioè anche Febbo è una bellezza, cioè è attraente, però io mi ricordo da bambino che quando lo vidi pensai che non era bello, cioè non era un bel coprotagonista, non provavo attrazione per lui come accadeva di solito per gli altri personaggi Disney. Quella è il sapere se un design maschile. Come mai questo, cioè, mentre gli altri sono belli, sono freschi, sono giovani, questo non è bello. Adesso lo vedo e dico, secondo me è uno dei più bonazzi in assoluto, cioè gli altri sono dei bambolotti e questo veramente fai sì, andiamo in camera, Feba, andiamo. Cioè, lo dici così a naso? Esatto, raccontami le tue dress eroiche, vieni. Cioè, perché è vero, è un uomo vero in questo caso, cioè è realistico. E poi secondo me le scelte alla base delle palette che hanno scelto è perché è completamente opposto a Esmeralda. Cioè, lui è chiaro e luminoso, giallo, invece Esmeralda è viola, come c'ha la gonna viola, quindi complementare del giallo, e mora, cioè con la pelle scura, e poi lei c'ha gli occhi chiari, lui c'ha gli occhi neri, cioè sono proprio comunque opposti in un certo senso, no? Come dire, che strano connubio, ecco, verrebbe da dire, ammazza, questi non c'entrano niente l'uno con l'altra, e quindi fanno, secondo me, ancora più, spiccano, no? Sapete quelle coppie che tu dici, oddio, cioè, bello lei, bello lui, però non c'entrano niente. Sono due bellezze molto diverse, mentre di solito le leggi dell'attrazione funzionano che noi siamo attratti da ciò che ci somiglia fondamentalmente. Cioè i nostri partner di solito li scegliamo perché in loro riconosciamo dei tratti che sono nostri fondamentalmente, dai colori alle proporzioni, cose del genere. Infatti se uno ci pensa, Jasmine e Aladdin, ok che sono medio orientali, però si assomigliano. Così come... Biancaneve e il suo principe. Sì, Aurora e Filippo si somigliano, Cenerentola e il principe, a parte il fatto che lui è moro, hanno quella paffutaggine, no, nelle facce, cioè si somigliano a livello di connotati. Ma volevo fare un altro esempio, perché no, ovviamente non è il caso di Pocahontas e Joe Smith, perché giocano sullo stesso diciamo contrasto lì proprio etnico voluto, no? Cioè sì, il bianco e la nativa americana, qui non è che è una volontà, perché oltre entrambi un po' uno stereotipo l'uno, nessuno diceva ai gitani voi immigrati, no, diciamo vabbè, è un tipo di persona che vive nella nostra società, ma non erano, diciamo, ostracizzati in questo senso. Ecco, Belle e Adam, quando Adam diventa umano ci azzecca molto con lei, capito? Anche lui è biondino, castano, sti occhi chiari, grossi, cioè perché funziona così fondamentalmente. Naveen Tiana, esatto, Naveen e Tiana, Flynn e Rapunzel, Christophe e Anna, cioè si somigliano molto, va bene che perché sono della stessa etnia. Quindi ecco, secondo me questa è la potenza della coppia Febbo e Smeralda, perché sono veramente complementari, si differenziano molto, e poi vabbè, lui è il classico eterosessuale basic che c'ha giustamente, che cosa? Non c'era il calcio, non c'era il pallone, allora che c'ha la guerra e la figa nel cervello. Cioè, questo pensa a fare il soldato, andare in guerra e fa bomba, che deve pensare? Comunque non ha molto altro da fare. Per i connotati dell'epoca è un bell'uomo, perché se poi si vedono anche gli altri personaggi secondari nel Globo di Notre Dame, sono tutti brutti. Sono tutti francesi proprio, cioè hanno proprio quelle caratteristiche proprio un po' sgraziate, un po' patatiformi, che si sa, per antonomasia, i francesi poi del Medioevo, che erano proprio così belli, insomma. E quindi ecco, secondo me funziona proprio per questo. In una certa somma di sobrietà lui riesce comunque ad essere più bello o attraente rispetto agli altri, solido,
proprio anche grazie a questo naso importante, no? Cioè quasi, quasi statuario, ma non nel senso canonico delicato classico del termine, non a livello di canova, ma proprio statuario nel senso proprio solido del termine. Quindi funziona, poi vabbè, sto carino appunto i siparietti che fa, anche se il suo ruolo alla fine della giornata è abbastanza marginale nel film, cioè non è che dà questo contributo, questo apporto, eccetera, eccetera, perciò va bene così, insomma. Noi in realtà avremo ancora due schede, però la vedo un po' difficile vista l'ora. Però siamo... facciamo Clopin, però, non facciamo i gargoyle, se dobbiamo farlo, perché i gargoyle sono tre barattoli dei fagioli, quindi, cioè... Però la scheda aveva un bellissimo nome, comunque va bene, facciamo Clopin. Sì, lo so, era quella con il miglior nome. Vai Gianluca. Clopin, allora... L'ho vista adesso il nome della scheda. Vabbè... La maggior parte delle volte in cui shakero la testa e ho i messaggi là o dalla regia, chiamiamoli così. Quindi, sì. No, allora... Devo divertirmi anch'io. Sì, giustamente. E Clopin, allora, c'ha dei tratti che ricordano l'Esmeralda stessa. Vediamo il... come si chiama? L'orecchino nello stesso punto, appunto, di lei. Però in generale, diciamolo, qual è il suo tema principale? Oltre una palette che dovrebbe ricordare gli altri... appunto gitani che abbiamo visto, anche il giullare, l'uomo di festa, il bardo, il cantastorie, diciamo, con anche un non so che di fusione alla fine di maschere veneziane o simili, non ho idea, questo sono io ignorante, lo ammetto, qual è la storia di maschere in Francia. Effettivamente non so se ce ne hanno alcune specifiche loro, quindi non vado a dire ah no, di sicuro si vede che è un pantalone e nient'altro. Questo non lo so, però nel concept art, uno dei primissimi concept art l'avevano praticamente fatto come se fosse un arlecchino con la maschera di Pulcinella. Perché alla fine come si chiama? Non mi ricordo come si chiama la serie di maschere che compongono il teatro dell'arte? Della tragedia, no. Di una cosa del genere. È qualcosa, sì. Dell'arte, ma non mi viene in mente. Adesso se in chat qualcuno lo conosce in caso. Però appunto sono più o meno sempre quei ruoli che dopo venivano presi e riutilizzati anche in altri stati cambiandoli di nomi. Quindi magari è più o meno sempre quello. E, la commedia dell'arte. La commedia, ecco. Dell'arte. E... sì, il teatro italiano arriva anche là. Questo di sicuro, però più che altro non ho idea quanto magari se posteriore alla scoperta dell'America, come hanno ambientato, il Carnevale di Venezia era comunque già famoso praticamente, sì, dappertutto. Sì. Cioè, quindi Venezia era già una delle repubbliche marinare, bella, forte, solidificata, quindi cioè, era conosciuta, insomma, era proprio una metropoli multietnica, perciò sapevano tutti quello che succedeva lì e tutti ci volevano andare. Quindi, solo nel nome. Cioè, insomma, veniva presa come modello, secondo me, da... per quello che appunto tipo trendsetting, no? Dice vabbè, ma sì, a Venezia sì. Le maschere le fanno così, facciamole così pure noi, no? Infatti, che poi alla fine è diventato totalmente un archetipico anche del personaggio stesso, del burlone, di avere la maschera, che sì. Magari la vedi e dici ah sì, boh, è una maschera, e non ci pensi ah, commedia dell'arte italiana, quindi ci ma sta. Che poi aspetta, che se tu vai a studiarti la storia del personaggio di Arlecchino, tecnicamente Arlecchino è un diavolo. Sì, questo non sapevo. Cioè, praticamente è ispirato a un demone fondamentalmente. Perché sapevo gli archetipi un pochettino delle varie maschere, però ce ne sono abbastanza. No, tipo l'archetipo del demone, tipo di un demone dispettoso, tipo demone della perdizione, trickster, capito? Sì, tipo Loki, per dirti. Mm-hmm. No, ma infatti sì. È quello appunto indifferente da anche soltanto i colori che gli dai alla maschera stessa un pochettino te lo ricorda. Per il resto... cioè, abbiamo di nuovo asimmetria, non possiamo neanche dire, ah sì, boh, è una simmetria generica, però in realtà vedi, anche basta vedere soltanto le campanelle, stavo per dire le campanelle,
e soprattutto anche là sono, per quanto hanno un pattern, sono leggermente più da un lato o dall'altro. C'è il fatto della calza, una calza di colore completo, una righe. Alla fine è un personaggio che ti deve, uno, attirare l'attenzione, perché appunto è quasi il narratore, tra virgolette, della storia, quindi pam, colori accesissimi, ancora di più di Esmeralda. E due, deve ricordarti un qualcuno che, uno, non riesci a vedere come persona, perché lo vedi più per il suo ruolo che non per la persona che è. Noi non sappiamo, ah, qual è il piatto preferito di Clopin, ah, qual è e che cosa fa subito prima di andare a dormire. No, lo vediamo all'inizio, quando appunto narra, lo vediamo durante la festa, lo vediamo, se non mi sbaglio, sotto la città, come si chiama? La Corte dei Miracoli. La Corte dei Miracoli, appunto. È sempre comunque una figura di... più del suo ruolo, che non ha è il capo, ha è il boss di tutti quanti, no, è la Corte dei Miracoli, è la narrazione iniziale. Ma è un po' spiritello lui, eh? Esatto, sì, è come se fosse una personificazione delle feste del caos, soprattutto, che alla fine, di nuovo, colorazione... viola, e anche quello, il viola, molto spesso un colore un po' tricksteroso, quindi ci sta. Allora, è bello per il ruolo che ricopre, allo stesso tempo, essendo che lo ricopre bene, è molto generico alle volte, perché alla fine, a parte il cappello diverso in giullare, inizia e finisce là. Però, cioè, funziona, quindi sì, passo la parola, senza che perdo troppo tempo per ripetere sempre le stesse cose. Aggiungo tantissime cose. A me sembra molto come la figura del Jolly, che sì, a seconda di quello che deve fare cambia, anche già soltanto quando è nella Corte dei Miracoli, che fa sia lui da giudice che da esecutore, cioè è molto poliedrico come ruolo, quindi è bello, perché nonostante sia il re degli zingari, alla fin fine sembra effettivamente qualcuno che gioca ad essere quello che non è, a non farsi scoprire, soprattutto perché nella veste più classica, che è quella della scheda, alla fin fine è come se fosse appunto un giullare, come diceva Gianluca, anche un cantastorio, un bardo, che effettivamente potrebbe essere come Grenoir del romanzo. Alla fin fine, che lui la parte artistica, la parte più filosofeggiante. Sì, molto, molto probabile, perché effettivamente sembra un po' una fusione di tanti aspetti tutti insieme, perché anche il lato artistico, giocherellone, però comunque anche quello pericoloso. Cioè, un po' come se fosse, come diceva Gianluca, rappresentasse effettivamente una personificazione. Sì, letteralmente. Lo spirito. Sì. È molto, molto bello, tra l'altro, che è mascherato quando sta all'aperto per non farsi scoprire, però ovviamente la maschera cade, anche il vestiario cambia completamente quando invece è nel suo regno della Corte dei Miracoli, perché tanto non gli serve nascondere e celare la sua identità. Però, a parte questo, è molto colorato, ci sono dei colori... C'è un personaggio in questi colori. Che da ragazzino io ero rimasto flashato, fulminato proprio dai colori del Gobbo di Notre Dame. Questi pieni, saturi, gialli, viola, verde acqua, veramente inusuali rispetto alle armonie. Cioè, se pensa che venivamo da Pocahontas, quindi tutto terraceo, tutto verdastro, cioè naturalistico, però nei toni appunto più spenti, questo era proprio un caleidoscopio, proprio la... Ti rincoglioniva, no? Pure nelle scene, appunto, sai, quei colori del fuoco, queste cose così, sì. No? Anche negli interni. Veramente, veramente opulento come color design. Vero, vero. Cioè, proprio quel richiamo, no? Alle miniature belle, cariche, belle, piene, sempre diciamo, quei periodi lì, perciò... Così il color design è bellissimo.
Cinque bells, 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 bells. Comunque io ho solo da aggiungere una cosa, il fatto che Clopin è molto filiforme, perciò si rifà molto alla figura della linea, no? E guarda caso le figure della linea sono sempre riconducibili ai mentori, ai maghi, a quel tipo di personaggio che infatti guarda caso è sempre superiore, elevato alla situazione, come se conoscesse già quello che accadrà, come se quello che accade non lo sorprende, non lo tocca, perché lui c'ha già la soluzione, no? Pensate a un Gandalf, pensate a... Adesso c'ho un attimo la mente annebbiata perché è tardi. Però insomma, di solito queste figure... Ecco, uno Sheldon Cooper, ad esempio, che è il più alto di tutti, mm-hmm. è secco, è slanciato perché è il più intelligente, è quello più acuto. Ecco, di solito i personaggi di questo tipo, infatti lui che cos'è? È re, è giullare, è giudice, sta dappertutto, è quasi un mutaforma, è quasi appunto uno shapeshifter. Un stregatto. Perché... Esatto, è quasi il genio per intenderci, no? Sta sempre dove succedono le cose, ha sempre questo ruolo che però guarda caso lui non è mai in pericolo, lui è sempre quello che osserva, quello che narra, quello che testimonia, ma senza avere mai l'ansia effettivamente che possa succedergli qualcosa, no? Mm-hmm. Quindi è molto figo questo di Clopin, perché la costruzione del personaggio, perché non l'hanno fatto ad esempio... che ne so, più muscoloso o più in carne. No, perché lui doveva essere magro, sottile e, come posso dire, slanciato, proprio perché ha questo ruolo qui di colui che osserva tutto e tutti da un altro tipo di posizione, in questo caso più elevata, anche se non fisicamente, ma proprio psicologicamente, mentalmente, no? E infatti poi appunto è lui che ci racconta tutta la storia che viene raccontata, cioè tutto un flashback il Gobbo di Notre Dame fondamentalmente, e quindi è interessante anche il fatto che ha questo naso un po' la Cyrano de Bergerac, incredibilmente lungo, no? Che si ricorda le maschere, l'eccessività della maschera, quindi lui è molto caricatura, è poco realistico a differenza degli altri, proprio perché è il menestrello, lo spiritello, la musa, come possiamo definirlo, il personaggio che rompe la parete e ti parla o comunque ti ammicca, perché sa che tutto questo è un sogno, sa che tutto questo è una messa in scena, quindi è molto divertente, molto bello. E poi ecco, effettivamente in realtà tutti i personaggi del Gobbo di Notre Dame fino adesso, però dovete sapere che appunto per il pubblico, in character design il naso è molto collegato, la forma del naso è collegata molto alla personalità, alla proiezione della personalità che hanno i nostri character, quindi più il naso è esterno, quindi pungente, penetrante, più la personalità è forte, e in questo caso cioè lui effettivamente possiamo dire che magna un po' in testa a tutti, come si dice a Roma. Cioè, frega tutti, sa tutto di tutti, e infatti non a caso è il re degli zingari, comunque il re della festa dei pazzi e tutto quanto. Perciò è veramente un personaggio molto affascinante, molto ben fatto, e poi c'ha pure insomma le canzoni quasi più belle, quindi insomma, direi che c'ha il pacchetto completo. E abbiamo finito. Andiamo in chiusura. Più che altro c'ho una fame bestia, quindi non sto più capendo niente perché ho fame. Quindi, siamo tornati a parlare di character design dopo un mese, bello, bellissimo, ma si va a mangiare. Quindi ringrazio gli ospiti come sempre, ringrazio la chat, ma devo mangiare arrosto e patate, che... Bene, beh. È un piatto tipicamente francese gotico, Asterix sì. Ce lo insegna. Sì, sì, sì. Esattamente, quindi sì. Dai, fate i primi e alla dai. Prossima. Buona serata. Ciao a tutti. Bye. Bye. Bye.